Allora, dovremmo essere in onda. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento dei seminari Area Pontecorvo, che come sapete sono organizzati dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Pisa. Oggi abbiamo il primo di una serie di tre appuntamenti che costituiscono la nostra stagione primaverile. Avremo un altro appuntamento a maggio e un terzo a giugno. E poi contiamo di attivare questo, diciamo, delle stagioni periodiche in modo da dare continuità a questo tipo di organizzazione che servono, diciamo che è molto importante, molto sentita all'interno della nostra comunità e anche per scambiare informazioni rispetto alle ricerche che vengono condotte nell'area insieme a tutti i nostri studenti. Colgo ovviamente l'occasione per ringraziare subito gli organizzatori di questa sessione. Primaverile, di questa stagione primaverile, quindi Massimiliano Razzano, Laura Marcucci, i colleghi di MFN, Luca Galli, Afke Kran. Passo subito la parola, naturalmente fatemi anche ringraziare il Polo Multimediale dell'Università di Pisa che ci supporta diciamo, dal punto di vista tecnico in questi incontri e passo subito la parola al professor Massimiliano Razzano per l'introduzione dell'incontro di oggi. Ecco, grazie, buongiorno a tutti, grazie al nostro direttore, professor Pisignano, grazie di questa introduzione. E non voglio rubarvi altro tempo, passo subito a introdurre lo speaker di oggi, di questo primo colloquio, che è la professoressa Angela Di Virgilio. E la professoressa Di Virgilio, dopo la laurea in fisica a Pisa, ha lavorato per un paio di anni come postdoc alla Purdue University negli Stati Uniti, partecipando all'esperimento CDF al Fermilab, che è l'esperimento che poi successivamente ha portato alla scoperta del top quark. Dall'86 è ricercatrice qui all'INFN di Pisa ed è attiva da quegli anni anche nella ricerca alle onde gravitazionali, con particolare attenzione alla rivelazione alle basse frequenze. E dal 2007 ha iniziato a interessarsi agli esperimenti su laser ad anello, in particolare ha proposto l'esperimento Ginger per la misura dell'effetto Lens Tearing di alta precisione, di cui oggi ci parlerà e che è uno dei test più importanti di relatività in generale che possiamo condurre da Terra, ed è anche responsabile del prototipo Gingerino che è installato ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Quindi oggi la professoressa ci racconterà questo tipo di esperienze, questo tipo di fisica di precisione che hanno a che fare con lo studio della gravità. Quindi ringrazio ancora la professoressa Di Virgilio e le passerei la parola se vuole cominciare a condividere lo schermo. Buongiorno a tutti. Allora, comincio con una domanda e mi domando se è possibile osservare il moto del polo terrestre così dentro una montagna. In fondo vediamo se è possibile. Naturalmente è un pochino buffo parlarvi senza vedervi, però insomma faremo del nostro meglio. I nostri strumenti, io da 10 anni, da quando sostanzialmente ho lasciato Virgo, mi occupo di giroscopi laser, che sono strumenti basati sull'effetto Sagnac. Che sono famosi per misurare in modo assoluto la rotazione angolare e in particolare degli oggetti che si chiamano i giroscopi laser, ring laser gyroscopes, che sono degli strumenti molto particolari e che sono insomma gli strumenti più sensibili della famiglia degli strumenti per effetto Sagnac. L'effetto Sagnac è molto adoperato per le questioni puramente applicative, per la navigazione inerziale, roba del genere. Però noi abbiamo cercato di vedere di spingere la loro sensibilità per applicare la fisica fondamentale. E su questo è nato Ginger, che è proprio basato su un array di giroscopi laser e proprio dedicati alla fisica fondamentale, ma non solo, capirete più avanti quello che vi dico. E quindi che danno un po' un focus sulla relatività generale e le violazioni di Lorentz. Vi parlerò anche di cose pratiche dei nostri prototipi, vi farò un pochino una visione globale dei nostri prototipi e in particolare della sensibilità di Gingerino. L'effetto Sagnac è una cosa stranota, diciamo così, uno potrebbe dire vecchia, però ancora attuale perché alla fine le idee sono sempre le stesse, ma l'implementazione cambia nel tempo, si arriva sempre a sensibilità più elevate perché il discriminante è quello.
E questo piccolo esperimento fatto nel 1913 da questo signore che si chiama Georges Sagnac, che ha legato il suo nome a questa particolare scoperta. Lui cercava evidenze dell'etere, quindi ha messo in rotazione due fasci contropropaganti intrappolati in un sistema ottico che gira sopra una tavola rotante, per cercare di capire se c'era un qualche effetto dovuto all'orientamento, insomma, un qualche cosa legato a un qualche direzione preferenziale. Ovviamente ha visto un effetto positivo, che però non era l'etere, era bensì il fatto che aveva costruito il primo giroscopio Sagnac, cioè un oggetto in cui i due segnali, i due fasci contropropaganti chiudono il loro percorso in un tempo diverso e quindi danno luogo a un'interferenza legata alla rotazione. È una cosa abbastanza che uno, se ci pensa, tutto sommato sembra naturale, però insomma pensarci non è ovvio. E questo è il primo esempio, poi comunque lui subito ha ricapito che insomma stava sbagliando, insomma, diciamo così. Anche nel 1925 è stato adoperato, ecco, il confronto tra questi due, questo famoso esperimento di Murchison e Gale, in cui sono riusciti a misurare la velocità della Terra con il 2% di errore. E questo è sempre basato su questo principio. Allora, qual è il bello? La cosa più importante, naturalmente, è la cosa che più è stata attrattiva fin dall'inizio, è poter adoperare questi strumenti per misurare rotazioni e quindi per la navigazione inerziale, quindi per questioni puramente applicative. E sono state costruite tanti oggetti, e anche tuttora sono costruiti tanti oggetti su questo principio, sulle fibre ottiche in particolare, forse sono in questo momento quelle più comuni. E non solo, ma ci sono anche, si paragonano, si cerca di far andare gli atomi freddi su due percorsi diversi, contropropaganti, si confronta il risultato per cercare di misurare la velocità angolare, anche elio superfluido, insomma ci sono veramente molti esempi, però le sensibilità che si raggiungono non sono elevatissime, mentre l'oggetto più potente, da oramai di diversi anni, e il giroscopio laser sarebbe a dire un percorso circolare chiuso e dentro un oggetto, il plasma, dentro un mezzo attivo in cui viene generato proprio un laser, due modi del laser contropropaganti che poi vengono presi all'esterno e ricombinati e il battimento porta l'informazione della differenza di frequenza tra i due oggetti, cioè un interferometro molto particolare. E questo, ve ne parlerò un pochino più dettagliatamente, ha raggiunto comunemente al di sotto dei insomma intorno ai picoradianti al secondo negli oggetti che esistono e ha anche altre proprietà molto importanti che cercherò di farvi capire. Stiamo parlando mentre invece, per esempio, il record degli atomi è intorno ai 10 alla meno 10 radianti al secondo e poi ci sono anche altri parametri, quanto tempo riesce a farli funzionare e tutto il resto, ma diciamo così, il ring laser gyro è veramente quello più potente da questo punto di vista. Ci sono un pochino di altre differenze tra i tipi, tra le famiglie fondamentali di questi giroscopi, perché quelli basati sulle cavità tipo il laser, misurano una frequenza e sono entrambi, sempre l'effetto Sagnac lega la risposta dello strumento o in fase o in frequenza con la rotazione angolare del suo apparato, diciamo così, con un fattore di scala puramente geometrica che o è l'area oppure è l'area sul perimetro, naturalmente poi c'è la lunghezza d'onda, c'è la velocità della luce, come vedete da queste equazioni che sono scritte più in basso. Le famiglie sono essenzialmente queste, o misurano una fase e quindi sono proporzionali all'area, oppure misurano
una frequenza e sono proporzionali all'area sul perimetro, una cosa che fa differenza, ma non mi addentro in questi dettagli. La cosa importante, secondo me, da sintetizzare nella testa è che è un effetto geometrico, cioè il fattore di proporzionalità è puramente geometrico, quindi vi fa capire che dal punto di vista pratico uno può calibrare questo oggetto in modo abbastanza semplice. Ovviamente se lo porto su un aeroplano vedrà la velocità dell'aeroplano rispetto alle stelle fisse, se attaccata alla Terra misurerà la velocità angolare della Terra, anzi una proiezione, va bene, ma non mi addentro nei particolari perché voglio farvi capire un pochino tante cose che sono intorno a questo strumento. Quindi in sintesi il cosiddetto effetto Sagnac è in prima approssimazione la cosa più eclatante è che sia proporzionale alla velocità angolare, però in effetti visto più da vicino hai uno strumento che ti porta un'informazione sulle tutti gli effetti non reciproci dei due fasci contropropaganti. Si tratta di un interferometro molto simmetrico perché diciamo la cavità o comunque il percorso chiuso è comune a entrambi i fasci. Però la differenza è che hanno diversioni di propagazione diverse e quindi non si ferma l'importanza alla velocità, che chiaramente ha interessi per altri generi, però si può andare più a fondo. In particolare la relatività generale causa effetti non reciproci, quindi è stato dimostrato che il, per esempio, ma non solamente le due precessioni più rilevanti insomma dell'effetto gravitazionale sulla Terra sono il De Sitter e Lenz Tirring, entrambi danno delle perturbazioni a un giroscopio di questo genere qui. Naturalmente il De Sitter è più noto, il Lenz Tirring è più piccolo, è misurato con una precisione un po' inferiore, quindi diciamo noi abbiamo un pochino, è quello di cui parliamo un pochino più di frequente, ma anche l'altro ha la sua importanza. Naturalmente uno misura la velocità angolare terrestre più questi effetti, ma per fortuna nostra esiste il sistema internazionale IERS che misura con grandissima accuratezza la componente cinematica, quindi in linea di principio uno potrebbe, se misura con questo oggetto sulla Terra, mette un giroscopio di questo genere sulla Terra, ha un'informazione sulla risposta del giroscopio confrontata con la misura di IERS, potrebbe dare, deve dare la differenza che viene dalla relatività generale. Stiamo parlando di vettori, quindi non è tutto così semplice, però diciamo l'idea base è questa. Si sa che il Lenz Tirring, queste cose vengono misurate sullo spazio, dallo spazio con i satelliti, però sulla Terra la misura sarebbe completamente diversa perché è fatta a latitudine fissa, non mediata su tutta la latitudine e non richiede tra l'altro sincronizzazione di clock differenti e anche in particolare della mappa gravitazionale, che chiaramente se uno lo basa sui satelliti questi sono influenzati dalla mappa gravitazionale, quindi va tenuta conto in modo molto preciso, generalmente questo è un limite un pochino alle misure di questo genere. In sostanza stiamo parlando quindi di una misura che potrebbe dare la possibilità di discriminare tra teorie differenti minimizzando i modelli che stiamo adoperando. Questo è uno sketch molto grossolano di come si comporta. Noi abbiamo la velocità angolare terrestre che vedete più in grassetto con il simbolo tipico, non so se vedete il mio cursore, ma con il simbolo tipico, e avete le due perturbazioni, il De Sitter e Lenz Tirring, che il giroscopio vede come due piccoli vettori, e quindi noi quello che vediamo è la risultante di questa cosa qui. Quindi da IERS uno conosce quanto è grande la velocità terrestre, e quindi guardando
confrontando le due cose, può cercare di capire quanto sono il lens steering e il de sitter. Naturalmente il de sitter lo considera noto, vabbè, insomma, chiaramente non è una cosa semplicissima, ma l'idea base è questa. Cosa significa? Però, insomma, i test di relatività non sono cose semplicissime. Per discriminare tra diverse teorie bisogna essenzialmente andare a vedere differenze piccole. Questi sono gli effetti più importanti di GR sulla relatività sul nostro pianeta. Quindi le misure sono significative, quindi noi dobbiamo essenzialmente cercare di capire come dai nostri dati possiamo individuare dei parametri, delle cose che a seconda di qual è la teoria, il parametro, o perlomeno dare degli upper limiti su alcuni parametri che caratterizzano una teoria oppure l'altra. Ora io non mi addentro sulla relatività, vi faccio vedere solamente un po' questa visione molto pittorica che mi ha dato Capozziello, che tra un gruppo e l'altro qui significa che i parametri sono leggermente diversi, insomma, detto in parole povere. È una situazione abbastanza complicata, ma naturalmente uno può sperare che nel futuro, identificando meglio i vari parametri, alcune di queste strutture possano sparire e quindi uno può meglio mettere a fuoco la situazione com'è. Capozziello, appunto, ha fatto dei conti e, diciamo, nel caso di Extended Theory of Gravity, il parametro M gamma con la nostra sensibilità dovremmo arrivare a 1,88 in 10 alla meno 6 per metri alla meno 1, mentre invece su Orava Lifshitz i parametri sono alti e qui stiamo tra 0,99 e 1,01. Una cosa veramente frustrante della relatività generale è che i numeri sono tutti molto piccoli, perché chiaramente la teoria si differenzia dall'altra per cose piccole, non per cose grandi, visto che la relatività generale è stata testata a questo livello così elevato, insomma, fino ad ora. Non solamente relatività generale, ma anche le violazioni di Lorentz nello standard model extended sono possibili. Su questo ha fatto dei lavori molto grandi con Steleki, in particolare Jay Tasson ha fatto il conto specifico sui giroscopi laser e quindi essenzialmente la sensibilità di una parte in 10 alla 9 della rotazione terrestre darebbero dei limiti competitivi con i limiti ottenuti con tecniche alternative, cioè con i migliori limiti che esistono al momento nel settore gravità comunque. Quindi su questo è nato la nostra idea di questo GINGER, si chiama Gyroscopes in General Relativity, quindi che si basa su giroscopi laser, tre giroscopi laser opportunamente orientati. Le misure sono un oggetto terrestre, quindi stiamo parlando di pochi parametri per descrivere la risposta, occorre naturalmente IERS. Potrebbe dare le prime misure dirette dei termini post-newtoniani sulla Terra e violazione di Lorentz. Allora, questo lo salto. In sintesi, ora per andare avanti, cosa ci interessa? L'importante è avere capire la sensibilità che occorre e che abbiamo. E quello che si capisce dalla teoria è che per poter accedere a queste quantità, per poter cominciare ad essere significativi e a giocare con la relatività generale nel senso sperimentale del termine, voglio dire, tirare fuori i numeri e confrontarli così con la realtà, insomma, occorre arrivare a misurare una parte in 10 alla 9 della rotazione terrestre. Questa è la quantità a cui bisogna arrivare e che espressa in soldoni significa 10 alla meno 13, 10 alla meno 14 radianti al secondo. Naturalmente stiamo parlando di roba molto lunga nel tempo, misure lunghe, perché diciamo non è misure di un secondo, tre minuti, sono componenti DC e dobbiamo essere quindi cooperativi su una base costante, cioè prendere da oggetti che lavorano in continua.
E occorre essere accurati, non solo sensibili, perché la relatività generale richiede accuratezza, insomma. Abbiamo uno esperimento molto, molto, molto. Questo è un giroscopio, il nostro giroscopio a Pisa, che ha osservato un grosso terremoto a 30 km di distanza. Quello che voglio far notare è questa altezza qui, non so se vedete bene la figura, è la velocità angolare terrestre. Mentre questo grande è il segnale terrestre, mentre invece questo è il segnale di questo terremoto, il terremoto di Visso, 5.9 magnitudini a 30 km di distanza, una botta notevole. E vedete che la velocità angolare terrestre è grande, perché il terremoto è sensibilmente più piccolo. E si osserva anche un'altra cosa: il nostro strumento riprende, diciamo che ha la sensibilità del picco radiante, di fatto, non viene per niente perturbato, cioè lui continua imperterrito la sua misura. Cioè, quindi sono oggetti, molto spesso i sensori di alta sensibilità sono oggetti delicati, in cui non si può giocare più di tanto, insomma, tutto deve essere fermo. Questo invece ha assorbito una botta notevole senza tanti problemi. Naturalmente, da qui, in modo molto brutale, vi dico anche che chiaramente questi strumenti sono anche importanti per la geofisica, perché danno informazioni di questo genere. E che non sono altri, che naturalmente ci sono, i segnali dei telesismici, sismici, diciamo così, contengono anche rotazioni, non solo traslazioni. Quanti ce ne sono nel mondo? Pochissimi. Di oggetti, di giroscopi piccoli ce ne sono tanti, ma hanno sensibilità veramente piccole, tipo, diciamo, non arrivano a quella terrestre o poco sotto, insomma. Quindi dobbiamo andare 9 ordini di grandezza sotto. E ci sono 2 oggetti in Germania piuttosto grandi, uno nell'osservatorio geodetico di Wetzel e un altro nell'osservatorio geofisico della Baviera. Ci abbiamo i nostri prototipi, uno a Pisa e uno nel Gran Sasso, che è Gingerino, quello più famoso, e c'è qualcosa, ci sono dei prototipi a Wuhan in Cina, che è anche a Christchurch, ma roba molto vecchia questa di Christchurch, diciamo, penso non quanto nemmeno funzionante più. Questi di Wuhan non sono come i nostri, non sono giroscopi laser, ma sono semplicemente delle cavità in cui dall'esterno viene iniettata la luce e si cerca di fare lo stesso giochino. I nostri prototipi ve li faccio vedere velocemente, anche per sdrammatizzare un pochino la mia presentazione. Questa è la scarica rossa, è un elio neon, vedete la scarica rossa del nostro giroscopio. Sono oggetti piccoli e trasportabili, qui lo vedete quando abbiamo fatto la prima installazione nel 2011 a Virgo, abbiamo trasportato il nostro primo prototipo, si chiamava GPISA. Questo invece è dentro la galleria del Gran Sasso durante l'installazione di Gingerino, che come vedete è stato costruito per essere il più grande possibile. Ovviamente più è grande l'area, più potente è il giroscopio, ma insomma poi naturalmente è troppo grande, poi magari il laser non funziona bene, però insomma sui 4 metri, il massimo è 36 metri di perimetro. Hanno fatto anche di più, ma insomma attualmente quelli funzionanti sono 36 metri di perimetro, e Gingerino è 3,60 metri di lato. Vedete il nostro Enrico Maccioni che mette a punto un po' delle elettroniche. E qui, se riuscite a vederlo, nell'oscilloscopio si vede il segnale di Sagnac, questa frequenza che è proprio la di frequenza in frequenza dei due modi. I due modi sono a 10 alla 14, 10 alla 15 Hz, però il segnale di battimento è 280 Hz. Quindi sono due modi che si differenziano veramente per pochissimo e ci mettono una frazione di secondo a capire a come sta ruotando il nostro pianeta. Angela, scusa, ti interrompo, volevo dire due cose. La prima è che, attenzione, perché il puntatore non si vede quando tu indichi il cursore, quindi questo. E poi un'altra cosa, ne approfitto per dire che chi avesse delle domande può farle tramite YouTube o tramite i social e poi noi le prendiamo di qui e le possiamo fare al nostro speaker. Bene, scusate l'interruzione. Qui cosa devo fare per fare il puntatore? Non c'è?
No, non c'è. Okay, questa modalità non si vede, quindi okay, devi indicare allora, a mano. Allora, sulla sinistra vedete il giroscopio di Pisa, che è GP2, che ha anche le diagonali aperte, insomma è un quadrato, qui ci sono i portaspecchi, nei vertici ci sono delle box dove dentro ci sono gli specchi, il tutto è sottovuoto, è collegato con i fasci perimetrali, passa il fascio dei laser, poi dopodiché qui in alto c'è la scarica. Le diagonali, vedete, ci sono altri tubi lungo le diagonali e quelle sono importanti per il controllo della geometria, di cui non vi parlerò, ma insomma è una cosa che noi abbiamo implementato a Pisa sui nostri oggetti ed è anche come tecnica originale rispetto agli altri controlli della geometria che sono stati fatti. A destra invece avete il nostro piccolo oggetto che si chiamava GLAS, che è un piccolo goniometro per l'Istituto Metrologico Italiano. Non è più a Pisa comunque. Allora, uno dice, un oggetto così bello, tutto sommato, nemmeno troppo costoso, come mai ce ne sono così pochi? Questo è il problema grosso di questi oggetti, è il fatto che la dinamica del laser è una cosa non lineare. Che significa questo? Significa che nella frequenza che noi misuriamo, c'è una contaminazione che viene dall'ampiezza dei laser, detto in soldoni. La teoria è molto complicata. Non mi dilungo su queste cose, ma noi abbiamo fatto un grande lavoro mostrando che dalle misure a disposizione, dal giroscopio stesso, è possibile tirar fuori tutte le informazioni sulla dinamica del laser e sui problemi di backscatter, che sono problemi tipici di tutti di tutte le cose ottiche, e da qui ricavare dei termini da sottrarre. Cioè la frequenza di Sagnac, che io chiamo omega S, non è la frequenza di battimento, ma è un termine che si chiama omega S0 più dei termini correttivi omega nu shift 1, nu shift 2, insomma, che sono sviluppi in serie di alcune perturbazioni dentro le equazioni, e può essere ricostruito così. Tra le altre cose, omega S0, che è il termine che più si avvicina a omega S, di fatto è piuttosto semplice, non ha, e può essere ricavato, qui non c'è la formula, ma può essere ricavato completamente dalle misure che noi facciamo dal giroscopio. Questi altri termini sono piccoli, sono abbastanza piccoli questi altri termini, però questi altri termini hanno bisogno al momento di fare dei fit per essere stimati. Cioè, in sostanza, la frequenza di Sagnac non è, può essere confusa con la semplice frequenza di battimento, perché dentro le varie frequenze in gioco dei due modi contengono una, lasciatemi dire, contaminazione dovuta alle ampiezze delle potenze in circolo dentro la mia cavità. E quindi è necessario ricavati, però è possibile tirare fuori la vera frequenza di Sagnac con un'accurata modellizzazione e in particolare tutti questi termini che voi vedete, che io ho scritto su questa slide, sono termini che possono essere ricavati direttamente dalle misure a disposizione. E questo, per esempio, è la lunghezza, il perimetro, questa è misurata, epsilon, R1, R2, sono tutte funzioni delle misure che io ho a disposizione, anche se le perdite della cavità sono un altro oggetto molto importante, e quello lo posso conoscere entro certi limiti, ma non totalmente, ma insomma ci sono, noi abbiamo sviluppato dei trucchi per ricavare il tutto dal mio sistema. Questo è Gingerino. Ecco, vi faccio vedere, Gingerino è orizzontale, cioè vede le rotazioni rispetto all'asse verticale, perché ogni giroscopio fa la proiezione, il prodotto scalare della velocità angolare del suo frame per il vettore area. Vedete anche qui, è orizzontale, ma insomma il discorso è lo stesso, modulare, c'è un grosso monumento di granito, molto stabile, ben collegato a terra, con dei portaspecchi nei corner,
i tubi perimetrali. Gingerino non ha le diagonali perché è vecchio come oggetto. C'è una naturalmente attenzione a non far toccare gli specchi da nessuna parte, i cavi, non c'è nessun altro contatto con la terra, il contatto è solamente qui all'inizio, nel centro. Qui nel corner coperto si vede in secondo piano sulla destra, è tutto coperto da un telo nero, qui i due fasci vengono ricombinati per trovare per l'interferenza, per il battimento, per estrarre note di battimento, e mentre da un'altra parte, ora probabilmente questa è piuttosto vecchia, non c'erano ancora, vengono prese le cosiddette monobimbi, cioè le potenze dei due modi separatamente, senza prima della ricombinazione. E qui sotto questo box c'è un sismometro molto sensibile. Andiamo a un altro pezzo del nostro problema. Siamo sulla Terra, siamo perturbati, però molte di queste perturbazioni sono ben note e sono anche misurabili indipendentemente. Quindi essenzialmente i nostri strumenti sono perturbati dalla Terra, però si trova in una specie di test beam naturale. In particolare tutto il polar motion è molto ben studiato, molto ben misurato. Ecco, qui uno dei primi risultati che abbiamo fatto nel 2020, la prima volta che siamo riusciti a trovare traccia del polar motion nei nostri dati, questo è il polar motion, qui con un po' di sforzo siamo riusciti a prendere anche le variazioni della velocità angolare terrestre. Questi in basso a destra sono perturbazioni di frazioni di picoradianti al secondo, mentre il polar motion è un numero abbastanza grande che sarà 100 volte la velocità, almeno penso che sia, oddio, non vorrei dire una cavolata, ma insomma 10 alla meno 7 radianti al secondo, cioè è una cosa grossa il polar motion, specialmente il Chandler Wobbler, sono segnali molto 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 grossi. Allora, la nostra targhetta, la finalità ultima è per entrare nel mondo della fisica non fondamentale, questa è una parte indice alla 9 della velocità angolare terrestre, e questa è mostrata da questa linea violetta nella figura in alto a destra. Questa è la targhetta a cui dobbiamo andare giù, e vedete che nelle varie analisi mostrano che i nostri dati arrivano già a questa sensibilità. Questa è una Land Deviation, non so se voi avete familiarità con questo tipo di misura, ma serve a capire quanto è stabile. È usato per i clock essenzialmente, noi non siamo un clock, ma insomma ci si avvicina perché la Terra è molto stabile nel suo moto, si usa questo metodo, e vedete che qui si scende giù una parte di 19, quindi vuol dire che già Gingerino dimostra che ci può andare integrando opportunamente. Naturalmente noi non ci siamo fermati qua, nel 2021 abbiamo analizzato 100 giorni e l'abbiamo pubblicato su EPJC. Questo ha mostrato, ora non vengo nel dettaglio, ecco, qui può essere interessante vedere le correzioni che abbiamo applicato ai nostri dati, i vari termini. In particolare qui volevo farvi notare sulla destra, sinistra, in alto, la curva rossa che c'ha un dentino da una parte, e quindi le non linearità sono cose di questo genere, sono dei bruschi cambiamenti, qualche parametro che è cambiato bruscamente nel laser e quindi ha provocato una caduta. Per esempio la fase relativa dei due modi può cambiare, e quindi questo si ripercuote poi nella misura. È una cosa che dà molto fastidio, molto brutta, però è una cosa che matematicamente beh,
qui si mostrano le distribuzioni, perché sulla destra segnale di battimento, che è una distribuzione bruttissima, e poi a mano che uno applica omega S0, il primo step, e lo vedete nella curva sotto, che è gialla, riempita di giallo, invece quella che io chiamo omega S, cioè la frequenza di Sagnac, è questa che è in rosso, sulla sinistra, che è più stretta, abbastanza più stretta, e naturalmente abbastanza lontana dalle medie delle altre, e questo per, ripeto sempre la stessa questione, perché le non linearità danno questo effetto, cioè non linearità allargano le distribuzioni, le fanno sembrare lontano dalle distribuzioni, assolutamente lontano da distribuzioni di tipo diciamo standard gaussiane. E però qui c'è anche il fatto che queste medie mi ballano, perché c'ho dei termini, degli shift che mi vengono dalla dinamica. Quello che è venuto fuori da questa analisi, vabbè, a parte che abbiamo capito che il nostro oggetto ruota un pochino, perché insomma noi stiamo lavorando su oggetti molto semplici, economici, quindi non sono, gli specchi non sono bloccati benissimo, allora bisogna migliorare la meccanica, perché molto di molto viene da quello. Abbiamo ottenuto dei residui veramente piccoli sui nanoradianti, cioè quindi compatibili con, non con i picoradianti al secondo, ma con i femtoradianti al secondo, che naturalmente per la fisica fondamentale sarebbe una manna. Questo ci ha un pochino messo in imbarazzo, perché fino il limite stimato nel 1985, per la verità, su questi strumenti prevede un rumore di questi strumenti dovuti allo shot noise del laser, che è intorno a 10 alla del pico radiante, quindi noi abbiamo trovato che siamo incompatibili con le previsioni teoriche del rumore. Però bisogna, ora questo ve lo salto perché è un po' la stessa roba, cioè i confronti con i vari segnali previsti, e quindi c'è c'è il problema che noi riteniamo che il rumore è stato sovrastimato. Vabbè, sono passati 30 anni, quindi insomma, diciamo, questa stima fatta nel 1985, che poi nessun altro ci ha lavorato, perché questi oggetti sono spariti dalla fisica fondamentale e sono stati trasferiti per applicazioni di tipo navigazione, molto molto pratiche, insomma c'è abbastanza lavoro su questi strumenti, ma sempre per strumenti o piccolissimi oppure di tipo applicativo, non sulla fisica fondamentale siamo sostanzialmente noi che spingiamo, altri spingono per la geodesia, perché sono considerati gli unici strumenti che possono misurare le variazioni veloci del momento angolare terrestre, cioè le variazioni veloci dovute al moto dell'atmosfera, che sono veloci, e quindi il sistema internazionale IERS non ce la fa a misurarle. Per questo motivo sono stati investiti dei soldi in Germania per costruire i giroscopi laser. La Cina invece la sta sviluppando per l'antenna gravitazionale spaziale Tianqin, mi sembra che si chiami, che loro stanno sviluppando per migliorare il link tra Terra e spazio, perché il loro strumento è più basso, diciamo, per dare la velocità istantanea della Terra, diciamo così, che non è un numero perfettamente noto per quanto vi ho detto prima. Quindi questo è un punto su cui noi stiamo lavorando, e diciamo siamo più convinti di un anno fa, che abbiamo ragione, cioè nel conto del 1985 non è stato inserito niente del fatto che uno ha a che fare con un laser, non con una semplice cavità, quindi c'è un accoppiamento tra i due fasci contropropaganti che potrebbe dare un'ampiezza di rumore più basso. E poi la cosa ancora più grave, lo shot noise è un rumore di fase che però secondo i conti fatti in 85 in modo molto conservativo
presuppongono che la diffusione vada in modo proporzionale al tempo, e allora questo rumore viene camuffato da frequenza, ma questo sono due punti, ma insomma qui il working in progress, quindi non vi dico più di questo perché mi sembra di esagerare nelle informazioni che vi sto dando. Ecco, due parole su GPISA, che è appunto un oggetto che è qui sotto, quindi molto perturbato. Però malgrado questo, ecco, queste sono le ultime misure di GPISA che abbiamo fatto nelle ultime settimane, tenendolo funzionante per 2 settimane, controllando la geometria con le diagonali. Qui si vede che siamo intorno a 10 nanoradianti al secondo, 10-20 nanoradianti al secondo, qui la scala in frequenza, ma insomma la dico io a voce, però è un continuo di 15 giorni, e qua invece si vedono i power spectrum, e io sono andata a cercarmi momenti quieti, perché chiaramente l'oggetto è perturbato, si trova nell'edificio dove c'è attività umana, ci sono le macchine, insomma è dentro Pisa, quindi non è pensabile poter arrivare ad alte sensibilità, però andando a guardare si vede che ci sono dei momenti in cui va a cercare i minimi di queste distribuzioni, e si vede che si va a scendere. Qui a destra si vede che la curva gialla e la curva rossa, ci sono dei punti di minimo dove va al di sotto dei nanoradianti al secondo, che per un oggetto di questa semplicità è diciamo poco costoso, tra l'altro è una cosa veramente molto 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 interessante, insomma. Ecco, qui vi dimostro gli stessi dati di GP2 con il battimento, quella più grande, vedete che è molto grande, poi qui le medie le ho tolte, altrimenti non sarei riuscita a farvi vedere tutte nella stessa scala, perché dopo le fluttuazioni sono piccole comunque rispetto alla media. In rosso vedete l'omega S0, la prima approssimazione, e in giallo vedete omega S, che insomma è più stretta, è più stabile su tutti i 15 giorni. Quindi abbiamo concluso tutto questo lavoro, era lavoro preliminare per Ginger, e quindi noi stiamo in una fase diciamo di progress per cercare di costruire questo oggetto. La targhetta, insomma, avete visto che le finalità di fisica sono complicate, perché una volta che uno ha fatto i dati, non è che se ci studia il Lenz Tirring non ci può studiare le violazioni di Lorentz. Però siccome il Lenz Tirring è un pochino una delle cose più importanti, ci esprimiamo in funzione di questo numero, quindi inizialmente pensavo all'1%, ma in effetti noi dovremmo arrivare allo 0,1% del Lenz Tirring, quindi un fattore 10 meglio rispetto a una parte di 19, siamo a un fattore 1000, quindi siamo abbastanza dentro quello che è importante fare per la fisica fondamentale. Naturalmente sottrarre la velocità angolare terrestre non è semplice, perché è una cosa domina di 9 ordini di grandezza, diciamo su questo non vi spiego come si fa, però essenzialmente ora vi faccio vedere come è fatto Ginger, ma essenzialmente avendo un proiettore, essendo questo un proiettore, se questo oggetto si muove un pochino, la sua inclinazione cambia un pochino, chiaramente uno ottiene un segnale che è paragonabile a quello che va cercando, perché la velocità terrestre è molto molto grande, quindi un piccolo cambiamento di angolo rispetto, si parlano di nanoradianti, rispetto all'angolo della Terra, l'orientazione dell'asse terrestre dà dentro il sistema un segnale grande, più grande di quello che voglio andare a vedere. Quindi questo è un pochino il punto cruciale nella sottrazione della velocità della Terra, cioè l'orientazione assoluta dei giroscopi. E qui vi faccio vedere una figura di Ginger in cui vedete un pochino, assomigliano un po' a Gingerino, vedete dentro la caverna un omino, vi fa vedere quanto è grande, noi pensiamo
lato 5 metri, non so se riuscirà a fare 5 metri, 5, 4 metri, comunque roba di questo genere. E il primo giroscopio che vedete è un giroscopio allineato al massimo del segnale, cioè allineando un giroscopio al massimo del segnale, uno misura il modulo della velocità angolare totale. Quindi questo è il... E dopodiché, una volta che uno ha uno dei giroscopi, gli altri sono orientati, diciamo, questo uno è orizzontale, lo vedete qui, lo intravedete, qui non si vede benissimo, ma è qua sotto, sotto quello, e l'altro è quello al massimo del segnale, quello orizzontale, sono nel piano meridiano, hanno entrambi l'asse nel piano meridiano, e l'altro è al di fuori del piano meridiano per completare la, diciamo, il survey della velocità, delle velocità. In questo modo, riferendosi al giroscopio che noi chiamiamo RLX, quello al massimo del segnale, è possibile trovare l'orientazione istantanea dei altri due giroscopi e risolvere il problema dell'angolo. Quindi in questo modo, questo è un pochino l'idea che c'è dietro, perché il riferire tutto la misura ai giroscopi stessi. Cioè, questo è un problema tipico di tutte le misure, di tutti gli strumenti di altissima sensibilità e della loro applicazione per studi di alta sensibilità, anche in virgo è così, che alla fine hai bisogno di altre misure e devi riferirle allo strumento stesso, perché non esiste al mondo uno strumento che c'è una sensibilità paragonabile, detto in parole povere, o perlomeno avrebbe dei costi veramente esorbitanti. Allora, qui un po' le persone, questa è un'impresa, Ginger è un'impresa quasi totalmente italiana, abbiamo l'Università di Pisa, ha un grosso impatto su questo esperimento, e diciamo le competenze del gruppo di Beverini è stato fondamentale per far funzionare il laser, cioè insomma non è una banalità far funzionare un laser, e queste competenze sono anche un po' sparite, un po', non sono nemmeno più così diffuse come 20-30 anni fa. Ci sono gli NFE, degli università essenzialmente di Pisa, Napoli e anche Torino e Salerno. Ci sono dei teorici, qui ho messo gli sperimentali in alto, c'è gli NFN, ci sono naturalmente le sezioni di Pisa, Napoli e Legnaro, e poi ci sono i teorici, sono a Napoli, Salerno e Torino, e poi abbiamo una componente di geofisici, degli NGV degli ingegneri dell'Aquila, ed è anche qualcun altro di altre università, ma insomma essenzialmente il gruppo in questo momento è questo. Abbiamo una collaborazione con i tedeschi perché abbiamo gli stessi strumenti, però in questo momento diciamo abbiamo anche degli MOU con loro per scambi e per studi in comune, insomma. Naturalmente più ce ne sono e meglio è, perché il confronto tra strumenti è importante. Speriamo in prossimo futuro di iniziare anche a paragonare i nostri dati con i loro. Quindi qual è, diciamo, per la fisica fondamentale, le rotazioni angolari sono un tool, diciamo, possono essere inseriti, possono dare informazioni sulla fisica fondamentale, certamente, però bisogna arrivare a quella parte in 19 della velocità angolare terrestre, se vogliamo del femto radiante al secondo, perché quello che noi, quello che ci si aspetta, non può succedere prima di arrivare a questi numeri. Il giroscopio laser è importantissimo, chiaramente, però naturalmente non può essere ignorato la sua dinamica, che è veramente una cosa molto, molto, diciamo, molto invasiva sui dati. Noi abbiamo preparato questo progetto e abbiamo anche dimostrato che la sensibilità è adeguata, anche se non volessimo arrivare, cioè una parte di 19 è stata assolutamente dimostrata, non solo da noi. Speriamo di aver ragione, che in effetti la sensibilità sia ancora migliore. E naturalmente siamo altamente interdisciplinari, perché produciamo dati. Produrremo, cioè in questo momento no, perché Gingerino ovviamente non posso dire che diciamo noi stiamo paragonando, non ci stiamo paragonando con i modelli, non siamo predittivi su questo punto di vista, quindi qui c'è una sottile differenza, un po' tutto sottile anche quando si parla di relatività generale, però per la geofisica
di già perché i dati di Gingerino sono dentro il database. E quindi a questo punto possiamo rispondere alla domanda iniziale. Quindi qui c'è un anno di dati di Gingerino analizzati nelle ultime settimane e come vedete abbiamo il Chandler Vobler, si vede. Qui sono i giorni, sono qui i Modified Julian Date, sono un anno intero, da ottobre 2019 a ottobre 2000, no, sì, 2020. E qui il Polar Motion si vede benissimo, insomma. Quindi non c'è bisogno necessariamente di guardare le stelle per vedere il Polar Motion. E ho finito, grazie. Grazie mille Angela per questo seminario molto interessante e volevo appunto invitare ancora chi avesse delle domande che può scrivere su YouTube, quindi vediamo, noi le riceviamo anche su Facebook naturalmente se avete delle domande. E intanto io avevo una curiosità, visto che proprio adesso parlavi degli aspetti interdisciplinari, perché queste sono misure di altissima precisione. Quindi, se ci puoi raccontare qualcosina in più su questi aspetti di interdisciplinarità. Beh, diciamo, chiaramente l'interdisciplinarità si interessano a fasce diverse del segnale. La cosiddetta sismologia rotazionale parte dai 10 mHz fino ai 20-30 Hz. E chiaramente lì i segnali sono grossi, quindi non è che c'è bisogno di scavare tanto nel segnale, diciamo, i giroscopi così come sono, naturalmente è meglio usare una preanalisi, diciamo, perché per avere dei segnali più puliti, ma quelli sono già fruibili. Non sono mai, ecco, questo è un punto importante perché naturalmente poi il mondo applicativo fa quel che gli riesce. Cioè non è che esistono, si sa che esistono gli array di sismometri. E sono oggetti sviluppati una ventina d'anni fa da fisici e ingegneri molto, molto bravi, sono molto belli, molto, molto funzionali e costano relativamente poco, quindi sono stati disseminati un po' in tutto il territorio. Le rotazioni invece non mi, ci hanno provato in tutti i modi, ma è difficile misurare le rotazioni perché sono depresse, diciamo, e sono circa come numero, ma proprio per questioni di come si propaga l'onda, diciamo, non voglio entrare nei dettagli, ma insomma, sono depresse, quindi le rotazioni partono per poter fare un'analisi, per poter essere significativi per la geofisica, per la sismologia rotazionale, che è un po' quella che non ha bisogno di sensibilità, allora uno c'ha bisogno di strumenti della classe di Gingerino, cioè una parte indice alla 9, perlomeno, ecco, di GP2. Perché se no non si vede niente, insomma, ecco, detto parole povere. Sono segnali molto piccoli. Poi la sensibilità non è mica vero che agli altri non interessa, ecco. La geodesia c'è lo stesso problema, perché a parte che usa la relatività generale, però se vuol conoscere la traiettoria con una precisione più spinta, ha bisogno di conoscere la natura meglio. Quindi una parte indice alla 9 non è solamente la targhetta per la fisica fondamentale, ma lo è anche per la geodesia. Le variazioni vabbè, poi naturalmente la cosa molto bella che è del nostro strumento che è veloce, cioè quindi le variazioni dell'atmosfera, che se uno le vuole misurare, deve averci uno strumento che dà qualche misura l'ora, diverse misure l'ora, perché in un'ora è finito tutto. Un'altra questione molto insomma, voglio dire, non è che il mondo applicativo di questo genere, voglio dire, tipo la geofisica, non ha bisogno di sensibilità. Qui c'è anche, non c'è il cosiddetto, il moto delle placche. Il moto delle placche è una rotazione che è intorno ai 10 alla meno 16 radianti al secondo. Quello che loro misurano con il GPS e vedono gli spostamenti, ci mettono anni e anni per poter arrivare, però dicono nel 10 anni fa era così, ora si è spostato di tot. Però non, 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 da qui non riescono a capire granché. Se uno invece riesce a vedere
in qualche punto come si è mosso la placca, cioè intendo dire come si è mosso significa mettere in relazione gli spostamenti con qualcos'altro, capisci, può dire di più sulla causa del moto della placca. Quindi esiste un mondo applicativo a cui la sensibilità è importante. Cioè, quindi questo non è che se uno spinge sensibilità è un lusso per la fisica fondamentale, no, perché anche ci sono degli argomenti di geofisica che hanno bisogno di sensibilità, se non si capiranno mai. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ma sì, 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 grazie, con molti spunti interessanti. Sì. Ecco, appunto, c'è una domanda che potrebbe interessare uno studente di questo tipo di studi. Eh beh, diciamo, in questo tipo di studi uno studente può imparare tanto, perché gioca direttamente con le apparecchiature, con i dati, con tutto. Cioè, insomma, queste sono apparecchiature in cui uno può mettere le mani, ecco, e i dati anche non sono cose mastodontiche, cioè sono c'è un po' di tutto, ecco, voglio dire, probabilmente una delle difficoltà di questa cosa qui è che c'è un po' di tutto, non è un qualche, non è, voglio dire, analisi dati con Monte Carli mostruosi o cose complicate o cose del genere, e sono dati non nemmeno tanti, perché poi è tutta roba che guarda le basse frequenze, quindi insomma io l'anno che abbiamo maneggiato era a 60 secondi, ogni punto era 60 secondi, che chiaramente se uno deve andare a maneggiare dati, insomma, diventa tutto più complicato. Qui, diciamo, ora non so, io diciamo non sono una didatta, forse questo deve essere stato abbastanza chiaro, anche se ho cercato di parlare un linguaggio comprensibile. Però, è una cosa che, insomma, che a me piace molto, è quello di curare uno strumento nei minimi dettagli, poter mettere le mani. Noi abbiamo fatto tanto su questo strumento, abbiamo messo a punto la meccanica, diciamo, e devo dire che è una cosa forse non più tanto di moda, però è una cosa molto bella. Costruire uno strumento dall'inizio alla fine è un privilegio, insomma, ecco, io voglio dire, io ho vissuto queste cose sia per Virgo che per questo esperimento qui. Quindi Virgo era così, diciamo, quando l'ho fatto io, si stava a decidere, cioè era Adalberto Giazzotto, che era bravissimo e che aveva le idee geniali su come fare le sospensioni, e là dal filo a baionetta, dall'incastro a baionetta, cioè voi non avete nemmeno idea, non lo so se ne avete idea, una volta piacerebbe raccontare tutte queste cose, insomma, che sono molto divertenti. Per i tentativi di dampare le frequenze della sospensione sono state impressionanti, partendo con il catrame sciolto nell'olio, cioè insomma, ora a parte, senza esagerazione, noi siamo un pochino più meno avventurosi, ma insomma c'è tanto da imparare, perché si impara a maneggiare uno strumento, ecco, anche a capire uno strumento, cioè l'alta sensibilità significa capire a fondo uno strumento, perché non, se uno mette insieme, io a volte mi fa veramente, quando si parla dei grandi dati, no, che insomma, se uno ha uno strumento che ha una sensibilità limitata, ma anche se ce ne mette 1,2 miliardi di quegli strumenti insieme, ma non ha mica migliorato nulla, cioè non so se mi sono spiegato. Sicuramente la possibilità di poter, come dici tu, mettere le mani su uno strumento e imparare tutte le varie parti è sicuramente un aspetto molto, molto interessante per chi, insomma, è interessato, diciamo, alla parte degli studenti che potessero essere interessati alla parte sperimentale. E vedo che arrivano delle altre domande, chiediamo di metterlo. Ecco, avevo una domanda da YouTube da Serenella Biso, la vedi la domanda?
Allora, dunque, allora, intercetta bene i casi internazionali alla ricerca, tipo Marie Curie, ERC, eccetera. Allora, su questo io non ti so rispondere, perché io penso di sì, diciamo, voglio dire, naturalmente bisogna essere bravi a scrivere queste cose. Chiaramente non stiamo parlando di di un filone, e non lo so, diciamo sì, ti dico assolutamente sì, anche se probabilmente io un granché da questo punto di vista non sono, detto in parole povere. Io ci ho provato a fare degli ERC, anche ultimamente ho lavorato con un collega tedesco per fare un ERC, poi però non sono arrivata in fondo. E diciamo, sì, ci sono delle cose del genere. Non, chiaramente non stiamo fondi dovranno arrivare, specialmente se funziona, diciamo così. Probabilmente più di tipo applicativo, perché insomma bisogna a un certo punto andare a confrontare i giroscopi grandi, cioè Gingerino o questi Ginger e quei tedeschi. E quindi non sono esperimenti che hanno bisogno di tanta gente. Cioè, questi sono esperimenti da poche persone. Però vabbè, non so se ho risposto, però insomma, finanziamenti per chi vuol fare questo mestiere ci dovrebbero essere, perché esistono gli strumenti già e bisogna cominciare a paragonarli. Esistono gli EMU, però insomma, questo è un argomento un po' delicato. Io comunque sono qua, chi vuole venire a parlare, può parlare anche di persona, ecco. Abbiamo un'ultima domanda, credo. Ecco, ci si chiede perché bisogna andare. Allora, questo ti posso rispondere abbastanza facilmente oggi come oggi. Beh, perché il Gran Sasso è quieto, cioè un laboratorio underground c'ha. Allora, chi sono i nemici di queste misure? La temperatura. Le variazioni di temperatura sono una cosa tremenda. Qui sono misure di lungo tempo, quindi quando cambia la temperatura non è che uno riesce a controllare tutto, anche se isola, se è dentro un edificio, l'edificio si muoverà, anche se io mi sono isolata là dentro, poi alla fine non sarò mai staccata dal contorno. E poi la pressione, diciamo, tutte queste cose arrivano dentro la montagna ridotte. Quindi Gingerino è una meccanica, sarà il primo prototipo che abbiamo comprato, non l'abbiamo disegnato noi, l'abbiamo solamente acquistato. E non è un granché, diciamo, voglio dire, è fatto un po', insomma, c'ha gli specchi che non sono ben bloccati. Quindi quello che succede su Gingerino è che quando si inclina un pochino per la temperatura, perché che poi sono deformazioni, cioè non è solamente una questione, insomma, il mondo è complicato, non è, e quando si inclina un pochino, ruota proprio la meccanica, e quindi diciamo, e dentro la montagna, alla fine stiamo parlando di frazioni di nanoradianti al secondo su mesi. GP2, che è una meccanica molto migliore, che abbiamo insegnato noi ovviamente, insomma, è una meccanica molto migliore, quindi è molto più ferma. Quando avete visto che è 100 volte più rumoroso. Quindi, insomma, io no, poi dopo con l'analisi fa miracoli, però insomma, non è che uno cancella i rumori a fattore 1000 alla volta, insomma, ecco. Non so se mi sono spiegato. Quindi la montagna è una bella cosa per quello, perché l'isolato, uno deve considerare che quando si va a mettere le mani su Gingerino, poi si aspetta 2 o 3 giorni, e lì non c'è nessuno, 2 o 3 giorni perché si calmi. Se entra qualcuno, noi ce ne accorgiamo, anche se solamente è aperta la porta. La prima volta abbiamo fatto un'installazione a Gran Sasso, dentro una hall, tutte le volte che aprivano la porta ce ne accorgevamo. Anche se nessuno si avvicinava alle apparecchiature.
Bisogna molto stare attenti con le apparecchiature di alta sensibilità, perché è facile dedurre la cosa sbagliata. E se uno e queste apparecchiature uno le migliora solo e esclusivamente se ha individuato il punto debole, altrimenti gira anni intorno, insomma, che poi questo qua è un pochino uno dei vantaggi grandi del giroscopio laser. Io ho fatto cose, insomma, analoghe anche sulle sospensioni di Virgo, e devo dire che quando uno non c'ha segnali è una frustrazione enorme cercare di capire quello che succede. Invece qui è pieno di segnali, quindi insomma quello ti guida un po' di più a capire quello che sta succedendo, insomma. Benissimo, non so se ci sono altre domande, mi sembra che non ce ne siano, quindi bene, ringrazierei ancora la nostra speaker di oggi per questo seminario. Grazie ancora. E ne approfitto per dare anche l'appuntamento per il prossimo seminario, che sarà l'11 maggio, e avremo la professoressa Scilla degli Innocenti del Dipartimento di Fisica e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ci parlerà di fisica stellare, la stella di Rosetta per l'archeologia galattica. Quindi vi aspettiamo per il prossimo seminario e vi auguriamo un buon pomeriggio. Grazie ancora Angela e buongiorno. Vabbè, a tutti. Grazie a voi, eh. Grazie, arrivederci. Arrivederci.